febbraio 2016 siamo qui alla Libreria Le Storie in compagnia di Flavio Fratello, che ha diretto, diciamo, il dibattito, la presentazione del libro di Paolo Izzo, Lettere eretiche, che su Libri TV abbiamo già presentato. È stato molto interessante, è stata la sua presenza, intanto la ringraziamo per questa intervista a Libri TV. È stato molto interessante anche il dibattito, che ovviamente non poteva non vertere sulla laicità, sul concetto di laicità, e peraltro un dibattito che da un punto di vista cronologico si incardina nel momento in cui in Italia si sta parlando appunto di questa legge sul riconoscimento delle unioni delle coppie omosessuali. Ecco, Flavia, tu hai in qualche modo introdotto, poi il dibattito abbastanza frizzante è diventato un principio secondo cui appunto la laicità dovrebbe prescindere un po' da certi tipi di considerazioni sulle religioni, cioè si dovrebbe essere molto al di sopra di certe critiche. Ecco, puoi meglio spiegarci questa cosa? Sì, allora credo che il ragionamento laico, il sentire laico, debba prescindere dal nostro pensiero religioso. Durante il dibattito io mi sono ben guardata dal dirvi se sono credente o meno, e non ve lo dirò nemmeno adesso, perché in realtà non è quello la questione dirimente. Credo che anche un credente, ovviamente a maggior ragione non credente, ma anche un credente dovrebbe essere in grado di ragionare e di quindi affrontare le vicende dello Stato e quindi le leggi in maniera laica, cioè prescindendo dalle proprie convinzioni religiose. E credo che da parte dei laici la richiesta di uno Stato laico non debba venire perché la religione, e nel nostro caso la religione cattolica, il mondo cattolico, il Vaticano, e li metto non a caso in quest'ordine, possono non essere credibili, possono avere delle manchevolezze, possono essere composti da persone la cui moralità non è specchiata, ma ci debbano essere a prescindere da tutti questi fatti. Si è laici non perché non crediamo in Dio, si è laici non perché un prete magari è pedofilo, si è laici perché le questioni riguardanti la spiritualità e la religiosità, ma in particolare la religiosità, sulla spiritualità possiamo fare un discorso leggermente diverso, insomma parliamo di religiosità, non possono entrare nel discorso laico, perché ciò che tu credi riguarda ciò che tu credi, non può in qualche modo condizionare le leggi di uno Stato che si dice laico. Perfetto, io infatti io peraltro sono anche intervenuto un po' nel dibattito, perché in qualche modo sono molto interessato anche un pochino giornalisticamente, se Libri TV ha fatto anche un servizio al Family Day, dalla diciamo rilevanza sociale e politica di queste singole individuali fedi, e anche diciamo ciascuno per la propria confessione, perché in qualche modo c'è una rilevanza che poi si ha politicamente, e tant'è vero che io ho pensato che poi alla fine c'è anche un dato storico che un pochino fa crollare un po' tutti questi nostri dogmi, per cui ci sono i laici e poi ci sta la Chiesa Cattolica. Ricordiamoci sempre che ci sono stati in Italia, in tempi passati, in cui non c'era neanche lo scisma tra virgolette Bagnasco Papa Francesco, che attualmente un pochino è anche quello un po' da capire come procederà, ma in tempi passati ci sono stati due referendum, quello sul divorzio e sull'aborto, che sono stati votati proprio dai cattolici. Allora, come si spiega? Non è che questi cattolici italiani poi alla fine possiamo anche fare affidamento su una loro non osservanza, e questa non osservanza a me laico poi torna utile, perché poi appunto vanno a votare in un certo modo. Tu hai però fatto l'esempio che viene dalla mia parte, cioè queste persone cattoliche hanno ragionato in modo laico, nessuno ha chiesto loro di divorziare o di abortire.
hanno permesso a chi non è d'accordo con la loro religione di divorziare e abortire qualora lo volessero fare. Questo è un ragionare laico, cioè superare la propria convinzione, la propria credenza dettata da una religione e permettere a chi in quella religione non crede di esercitare il proprio diritto laico di cittadino. È molto semplice in realtà, non è una cosa complicata. Ma quelle persone non credo che l'abbiano permesso perché appunto c'era qualche prete cattivo. È molto riduttivo se vuoi metterla così, ma è il modo più semplice che mi viene in mente per spiegarlo. Noi lo hanno permesso perché evidentemente sono stati in grado, o meglio il dibattito politico dell'epoca è stato in grado di far fare a queste persone un salto di mentalità fondamentale, che è quello del passare da ciò che credo io impongo anche a te a ciò che credo io non lo impongo anche a te. Tutto qua, molto semplicemente. In questo caso, nel caso delle unioni civili, vai a toccare qualcosa di sicuramente altrettanto delicato rispetto al divorzio e rispetto all'aborto, e credo in realtà, ma qui è una mia illazione, ma insomma neanche poi tanto, che sia più difficile da affrontare. Perché mentre il divorzio e l'aborto toccavano praticamente tutti, non c'era nessuno che non conoscesse una coppia che stava insieme solo perché era ancora obbligata a stare insieme, non c'era nessuno in nessuna famiglia che non avesse avuto una sorella, una zia, una cugina a cui era capitato di rimanere incinta e di desiderare di liberarsi di quel bambino. Era un problema che toccava tutti e quindi per quello fu così sentito. Nel caso delle unioni civili è percentualmente invece molto più bassa la diffusione, no? Non sono poi così tanti a conoscere coppie omosessuali che vogliono sposarsi o che abbiano dei figli, tutto sommato sono ancora pochi e quindi viene vissuta di meno sulla propria pelle. È qualcosa che uno può dire è altro da me, non mi riguarda. Mentre invece sia nel caso del divorzio che dell'aborto il rischio che ti riguardasse era altissimo, la probabilità che ti riguardasse era altissima, quindi credo che anche questo abbia aiutato, diciamo, nella scelta fra virgolette di un pensiero laico. Nel caso delle unioni civili, come fu per esempio anche nel caso della legge 40, della legge sulla fecondazione assistita, perché quel referendum non raggiunse il quorum? Perché in realtà si trattava di un problema che tutto sommato interessava meno persone, toccava direttamente meno persone e quindi non c'è stato questo salto, questo scatto, no? Di quello che io chiamo il pensiero laico. Sì, io quel referendum per cui mi mobilitai anche per raccogliere le firme penso che sia morto nel momento in cui non fu possibile il quesito unico, perché poi erano tanti quesiti molto complicati. Ma sì, anche le raccolsi anch'io le firme, però fondamentalmente è perché toccava meno direttamente la maggior parte delle persone, quindi a quel punto perché devo fare la fatica di andare a dare un voto per una cosa che riguarderà sì e no un 10%? Cavolo. Collegandoci a quello che dicevamo prima, cioè su quella che io sostengo che sia l'importanza di un proselitismo laico da contrapporre al proselitismo religioso, che cosa dovremmo fare? Ignorare per esempio il fatto che Bagnasco dica che denunciare i preti pedofili è una violazione della loro privacy? Allora, se tu vieni a conoscenza di un caso di pedofilia lo denunci, ma come lo denunceresti? Cioè sia che a commetterlo è un prete che come a commetterlo è cioè, chiunque altro. Io sto dicendo, ma vabbè, non importa quello che dice il signor Bagnasco, vieni a conoscenza di un reato, lo denunci, a maggior ragione è un reato che interessa un minore magari, perché la pedofilia significa un reato sessuale su un minore.
punto, lo denunci, punto. Quello che il discorso che io facevo era dell'uso strumentale della, del prete pedofilo, del prete ladro, di Bertone che si fa l'attico da 800 metri quadri per convincere le persone a non seguire la, la Chiesa Cattolica, ad avere un pensiero laico. Un pensiero laico ce lo devi avere a prescindere, da, potrebbero essere tutti santuomini, ma nello Stato, uno Stato che si definisce tale e non uno, una, se no saremmo una teocrazia, saremmo l'Iran, saremmo il califfato, saremmo l'ISIS. Perché non siamo l'ISIS? Perché noi siamo laici, noi non ci facciamo governare da un libro sacro, ci facciamo governare da una Costituzione che è laica, punto. Chiudiamo con una domanda sul giornalismo, fratello, abbiamo qui questa occasione molto importante per Liberi TV. Ecco, la laicità nel giornalismo, c'era un tempo in cui non si potevano pronunciare neanche alcune parole, un tempo non remoto, perché insomma io sono non giovane, ma me lo ricordo, in televisione addirittura tutti dei giri di parole per non pronunciare prostituzione, per non pronunciare, non so, cose di questo tipo. E oggi, ecco, fratello, che laica, il giornalismo come lo vedi? Ma sì, onestamente non, sì, forse c'è pudore in qualcuno, ma insomma non, diciamo che non c'è un diktat dall'alto, ecco. Ecco, che è già una cosa, ognuno fa come gli pare. Poi certo ci sarà qualcuno che si sente ancora condizionato e che magari deve rendere conto al parroco o al cardinale che lo ha. Che... No, vabbè, le fasce rare è una questione semplicemente di opportunità, insomma non si ritiene che in certe fasce orarie davanti ai bambini si debbano dire o mostrare certe cose. Poi si arriva all'assurdo che un programma come quello di Iacona sull'educazione sessuale viene messo alle 11 di sera, quando invece sarebbe dovuto andare alle 8 di sera. Quelle sono pruderie assolutamente senza senso, assolutamente. Grazie, grazie davvero a Flavio Fratello.